31 persone, una settimana di viaggio e più di 1000 km percorsi lungo il Regno Unito alla ricerca dei luoghi legati all'universo di Harry Potter. Mettetevi comodi, perché questo sarà un lungo viaggio, un lungo Magic Tour. Tutto Grimoire Place davanti, tutto. Buongiorno amici di Striscia. È veramente, veramente presto. Sono tipo le 6:30, qualcosa del genere. Perché io sono abituato a svegliarmi presto. E siccome il mio organismo deve ancora abituarsi al fatto che siamo un'ora indietro, sto vloggando alle 6:30 del mattino perché la colazione è fra 2 ore e non so che caspita fare. Per l'appunto oggi ci incentreremo su Edimburgo, che è la casa della Rowling, e infatti il percorso di oggi sarà più incentrato su di lei, sulla sua carriera da scrittrice, su il suo processo creativo, mentre invece la prima location vera e propria la vedremo soltanto domani. Tra l'altro qua siamo in un ostello, a parte il mio casino. Allora, io ho tipo 3 letti qua e sono da sola in stanza, mi sembra di sprecarli. Però voglio farvi vedere il bagno, perché entrando c'è questo, che è tipo la stanza del cesso. Poi tu esci e c'è questo lavandino, hello, che è in mezzo alla stanza. E poi c'è un'altra stanza che è soltanto per la doccia. Ma perché? Cioè, cosa devo fare? Me la devo montare io? Uso l'IKEA? Questo, sembro io da piccolo che quando giocavo a Sims mi mettevo tipo la vasca nella cucina perché ero scemo e non avevo un senso dell'interior design. Tra l'altro io sto urlando come un decerebrato perché sto registrando, ma sono tipo le 6:30 del mattino, sto tipo svegliando tutti quanti. Dai, facciamo che ci vediamo poi a colazione. Siamo talmente tanti qui che praticamente sembra una mensa scolastica. Per fortuna qua c'è la colazione continentale. Vicky, sei pronta? No, non ti vedo molto scattante. La nostra avventura comincia il 27 agosto lungo le suggestive e misteriose strade di Edimburgo. Edimburgo è una di quelle città che sembra essere rimasta bloccata nel tempo. Tra le numerose cattedrali, i ponti di pietra, le facciate vittoriane, non è affatto difficile immaginare come mai J.K. Rowling sia stata così ispirata da questo luogo. Siamo entrati da Primark perché speravamo di trovare la roba a tema Harry Potter e altro, però non ci siamo trovati un cazzo. Non so, mi sa che questo sia un Primark normale. Allora, come sto? Me la provi? Assolutamente. Però perché no? Scusa, sono serpente, non leone. Allora fa così. E poi a caso sotto la chiesa uno Yoda che si sta tipo sciogliendo come un budino al sole. Ce la fai, Ciccio? Coinciderà sicuramente. Sì, guarda, una falange, esco. No, ma basta, Dio, fallo, quanti cazzo di pullman. Che poi il problema è che sono pure doppi sti pullman. Mi bloccano tutta l'inquadratura. Ragazzi, lì c'è un Dobby con problemi, non so se lo vedete. A quanto pare qua tutti levitano. Yoda, Dobby, ognuno. Non sanno fare altro che mettere ansia. Brutto. Regà, all'Elephant House Café cercano un barista. Io mi faccio. So tutto, vi prego. Però adesso l'accappatoio è proprio un passo avanti. 40 sterline, abbastanza tanto. Neanche tanto, secondo me. Sono comunque una 50ina d'euro più o meno. Non so, però queste robe sono pagare. Ferretta bozzissima. Ma c'è pure il bavaglino, ma che carino. No, cos'è? È il grembiule. Davvero? Sembrava il bavaglino. Ah, è vero, c'hai ragione. Sono sempre stato dell'idea che Dobby non si presti molto per il merchandise, perché sembra sempre uno stupratore seriale, un procinto a farti cose che non posso nemmeno dire. Beh, Harry Potter è bello, però... Oh, guarda, c'è la crisi di Senato, c'è Conte che parla. Ah, no, aspetta. Tra l'altro qui hanno l'edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale in scozzese.
dell'Adi Walid, Walid, come non so, non so parlare scozzese, però fa morire da ridere, l'ho detta così perché sembra una parodia. Non voglio insultare assolutamente l'idioma scozzese. Tra una cosa che ho notato è che qui c'è una fortissima attenzione per quel che riguarda gli spettacoli teatrali. Ovunque, letteralmente ovunque, su tutti i pali ci sono pubblicità per una miriade di spettacoli teatrali diversi, parodie di tutti i tipi, perché si vede che giustamente questi cresciuti con Shakespeare ci hanno un po' più importanza. Infatti Vicky mi stava spiegando prima che qua, per esempio, il lavoro dell'attore viene preso molto più sul serio. Ma anche se tu da ragazzino dici cosa vuoi fare da grande l'attore, cioè in Italia ti sputano in faccia, qui invece ti incoraggiano. Ciao Roma, Italia restaurant very good here. Do you wanna go eat italiano? Pasta, pizza, razzismo, ignoranza. Cazzo di problemi hanno da ste parti. Mi hanno appena fermato dei fan qui ad Edimburgo, non del tour, cioè proprio a caso. E Vicky ha fatto notare che in effetti con la telecamera gigantesca, il maglione di Serpeverde, non c'è neanche il dubbio del ma sarà davvero lui? Perché sì, sono abbastanza riconoscibile in questo momento. Comunque vi giuro ragazzi, veramente ovunque ti giri, anche nei negozi di così di souvenir a cazzo, trovate sempre ovunque roba di Harry Potter, anche non nei negozi specializzati, c'è sempre, ovunque, veramente è come i Pokémon in Giappone, ovunque ti giri trovi roba brandizzata. Game of Thrones parodia, mettiamo a posto l'ultima stagione, buona fortuna. Ecco, io Wolverine lo guarderei, non so te, ma no, io direi cambia tappa in più del tour, andiamo tutti a vedere Wolverine. Tanto qua, questo è il posto dove è nato Harold Potter, non so, qualche cugino. Ma perché siamo obesi? Porco Giuda, friggete i Mars! Ma che cazzo è che si è svegliato un giorno e ha detto, sai cosa? Prendiamo il Mars che c'ha tipo 3000 calorie e friggiamolo. Credo che muori se mangi una cosa del genere. Io vi sfido, fallo. Prova, challenge, video challenge, 1 milione di views. Un milione di calorie, altro che un milione. Lo faccio, lo facciamo? Mi rovino tutto quanto con lo strutto nel sangue. Vai. Lo facciamo per davvero. Potrei aver fatto... Sembra uno stronzo, tipo. Allora, aspetta. Ma che si attacca tutto. Cioè, ragazzi, è veramente uno stronzo. Oh, per dire. Sa, vediamo un po' com'è. Scotta. Aspetteremo che sia pronto. Cioè, a parte che si attacca tutto. Però non è male. Sa di Mars fritto. Prima pensavo tipo la frittura del KFC, tipo non so, quella crispy crispy. Invece no. Così, anzi, morbido. Dovete sapere che in Inghilterra il fabbisogno giornaliero è 5000 calorie. Per questo devono inventarsi queste cose, se no non campano. Ma manca Salvini. The Christmas Shop. Harry Potter. Ma che cazzo c'è? Qua c'è un intero muro con le rappresentazioni feline e canine anche qua. Quello è un gatto, no? Questo è un cane. Dei vari personaggi. E quanto di più bello io abbia mai visto in vita mia. Ma questo è anche, pensavo fosse pione. Qui Edimburgo ovviamente capitalizza un sacco sul successo della Rowling e ci sono un sacco di posti dove ci sono queste placche che raccontano quello che succede. Per ora però la mia preferita in assoluto è questa qui, che dice in questo posto non è successo assolutamente nulla. Eroi. Da qualche parte qui c'è Tom Riddle, quindi cominciamo a cercare. Sì, allora vorrei specificare che nessuno l'ha trovato perché hanno barato e sono andati dalla guida spagnola, quindi facile così. È il modo per trovare. Però qui, se guardate, esatto. Thomas Riddle.
Allora, in pratica la Rowling è entrata in sto cimitero e ha detto: ah, mi servono un po' di nomi. E li ha presi tutti, tutti. Se il primo giorno è stato dedicato interamente all'esplorazione di Edimburgo, il 28 mattina è tempo di saltare sul pullman e cominciare il nostro viaggio, partendo finalmente alla ricerca dei nostri obiettivi primari, i luoghi dove sono stati girati i film della saga. Prima tappa, il castello di Alnwick, dove si sono tenute le lezioni di volo di Madama Pomf. Lezioni di volo che si tengono tuttora, ma per cui il nostro gruppo è un po' grandicello per partecipare. Per quanto Edimburgo sia stata fantastica, camminare nei luoghi che abbiamo avuto modo di ammirare per anni nei film della saga è un'esperienza totalmente diversa. Il castello di Alnwick ovviamente sa benissimo questa cosa, dato che sul fenomeno potteriano ci ha praticamente fatto una fortuna. E non mancano spettacoli a tema seguitissimi sia da grandi che piccini, con un Harry Potter che ora si prepara ad affrontare la sua sfida più grande, la crisi di mezz'età. Nel pomeriggio tocca la magnifica ed imponente cattedrale di Durham, che vi dirò, data la mia passione per l'architettura e l'arte ecclesiastica, sarei stato più che soddisfatto anche se questo luogo non avesse avuto niente a che fare con la saga. Ma per nostra fortuna, è qui che ci siamo imbattuti in una delle tappe più suggestive di tutte, il cortile di Hogwarts, a cui niente e nessuno ci aveva preparato. Il castello di Alnwick era stato un ottimo primo assaggio, ma niente in confronto all'emozione provata a camminare lungo questo chiostro. Sicuramente per via del fatto che questo set compare molto più spesso nei vari film ed è associato nella nostra mente ad un luogo più intimo e sereno di Hogwarts, come il cortile dove i personaggi si rilassavano tra una lezione e l'altra. O dove vomitavano lumache, è a vostra discrezione. A malincuore ci allontaniamo da Durham e partiamo per Whitby, dove passeremo la notte. Whitby è una minuscola e tranquilla cittadina portuale. È l'unica tappa del nostro viaggio a non essere legata alla saga. Il nostro gruppo ci si ferma soltanto per avere un posto dove dormire. E io nemmeno posso immaginare cosa succederà da qui a breve. La sera scendiamo in paese. Approfittiamo un po' troppo delle offerte dell'ultima ora che ci lanciano boccali di birra e sidro ad una sterlina l'uno. E io crollo a letto. Mi sveglio alle 5 del mattino per andare in bagno, quando noto una striscia di luce rosata tagliare le finestre. Mi vesto in fretta e furia, calandomi due maglioni e la giacca a vento, ed esco. Corro lungo il sentiero che si arrampica sulla scogliera. Corro per arrivare prima del sole. Nel vento gelida che mi sferza il corpo nelle prime ore del mattino, attendo l'alba. E lo spettacolo mi lascia senza parole. È ancora presto e mancano un paio d'ore alla colazione. Tutti stanno ancora dormendo. Non sapendo cosa fare, giro per Whitby e me ne innamoro. La città è silenziosa, tranquilla, si sta ancora svegliando nel fresco mattino. Tutte le persone che incontro sono così cordiali, mi danno il buongiorno e mi salutano come se mi conoscessero da anni. Arrivo in spiaggia e nemmeno me ne accorgo. I cani corrono tra la sabbia e la spuma, mi fermo a giocare con loro, ed è tutto così idilliaco da spezzarmi il fiato. Beh, questa mattina sicuramente non era in programma, non so se riuscite a sentirmi sopra il bordello del vento, ma stamattina mi sono svegliato per fare pipì in realtà e ho visto attraverso le fessure della finestra che c'era questo colore rosato che entrava
E ho visto questo cielo incredibile, ho detto cacchio che ore sono, erano le 5 e mezza, mi sono vestito in fretta e furia, sono uscito dall'ostello che eravamo ancora notte e sono andato su questa costa a vedere il sole sorgere, a vedere l'alba. Ed è stato davvero bello perché io non ho mai visto l'alba sorgere sul mare prima di adesso e averlo fatto qui mi ha emozionato davvero davvero tanto. A un certo punto mi sono effettivamente commosso da quanto fosse bello e quanto fosse potente questa forza della natura incredibile. Ed è davvero davvero fantastico questo posto, questo piccolo paesino da cui, cavolo, non vorrei mai più andarmene, vorrei esplorare tutto e scoprire cos'altro c'è. Purtroppo ci fermiamo soltanto per la notte. Infatti dovrei già cominciare a tornare perché fra poco, neanche un'oretta, c'è colazione e poi si riparte e si va in direzione Oxford. Non voglio più andarmene, ma il nostro viaggio, quello, deve continuare. Ragazzi del primo anno per di qui, primo anno per di qui. E ora siamo finalmente nei corridoi di Hogwarts. Ho preso del sidro, mi sta salendo tantissimo. Oh, carini. Scusate, non volevo disturbarvi.